Ciao a tutti, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio farvi ascoltare il Marshall GMP2203 plugin di Softube. Bene, eccoci qua. Allora, come potete vedere, abbiamo il nostro amplificatore che è appunto il Marshall GMP2203. Credo che questo ampli sia uscito nel 75 ed è il papà del GCM800, che poi questo appunto è diventato GCM800. Ce ne sono diversi. Comunque, allora, classici controlli di presenza, bassi, medi, alti, master e preamp. Due ingressi, un low e height, che poi andiamo a sentire. Vabbè, si può accendere o spegnere. Qua sulla destra abbiamo la channel strip, dove abbiamo degli ulteriori controlli. Abbiamo quattro tipi di microfoni. Questo è il noise gate, questo è il controllo degli alti, cioè abbiamo una sezione di EQ, mid gain, la frequenza, pan, quindi per spostare l'angolazione del microfono, ok, se è destra o sinistra. Questi sono i livelli del microfono. Allora, i microfoni poi si possono escludere volendo per caricare le proprie IR, magari dopo andiamo ad ascoltare qualcosa. Secondo me il suono per il 70% è dato da quello che succede dopo l'amplificatore, perché molte volte ci si concentra tanto sull'amplificatore dimenticandosi poi quello che avviene dopo, ovvero la cassa, i coni, i microfoni, preamp microfonici. Eccetera eccetera. Allora, questo microfono, il primo 414, dovrebbe essere una KG. Poi abbiamo Shure SM57, che sinceramente tra tutti quelli che ci sono è quello che preferisco, che uso di più. Poi abbiamo l'SM, non si legge bene, SM76, comunque uno Shure anche questo. E poi il 251, che dovrebbe essere un Telefunken. Allora, andiamo ad ascoltare qualcosa, proviamo. Io sto usando su piattaforma WAD, quindi ho caricato questo amplificatore nell'insert, ok, e nell'unisono ho messo il TS9, che poi andremo ad ascoltarlo, perché non vorrei che magari si pensi che questo qua sia un amplificatore gain. Si può spingere, vi farò sentire con il TS9 davanti e come andrà a suonare. Solitamente comunque gli ampli, i
Io consiglio sempre di metterli nello slot Unison perché hanno una maggiore risposta con la chitarra che è andata a collegare, quindi c'è una diversa risposta se avete una chitarra con i single coil piuttosto che un humbucker, quindi questo è il punto forte. Il problema è che caricando l'amplificatore nell'Unison non si può, cioè quando entrate nella DAW, ok, Digital Audio Workstation, sarebbe il software per registrare per chi non lo sapesse, ovviamente. Allora, per evitare confusione, ho deciso di mostrarvi direttamente, così lo vediamo insieme, l'interfaccia della mia scheda Universal Audio. Allora, prima vi ho parlato dell'Unison, che io suggerisco di caricare gli amplificatori nello slot Unison, che sarebbe questo, dove adesso c'è il Tube Screamer. Infatti l'amplificatore è nell'insert, ok? Ma questo vale soltanto se voi siete in possesso di una scheda Universal Audio, quindi acquistate questo plugin per piattaforma UAD. Per chi invece non è in possesso di una scheda Universal Audio, ma ha un'altra scheda tipo una Focusrite, Scarlett o una Presonus, non so, qualsiasi altra scheda audio, non c'è lo slot Unison, quindi dovrete caricarlo, il plugin, all'interno della vostra DAW e lo userete come qualsiasi tradizionale plugin. Ci sono due cose da vedere su questa, che poi non è che nell'Unison suona meglio rispetto a uno che è caricato, a un plugin che è caricato nella DAW, eccetera, perché c'è, adesso ve lo spiego, i pro e i contro. È un po' un'arma a doppio taglio questo slot Unison. Allora, caricando l'amplificatore nello slot Unison, sì, suona meglio, ha una risposta migliore per le mie orecchie e per il feeling, diciamo, quando suono me ne accorgo, ok? Piuttosto di averlo qua nell'insert. Ma cosa succede? Caricandolo qua, non potete fare questa operazione qua, guardate. Avete visto che è diventato celeste? UAD Monitor, ok? Cosa mi permette? Di ascoltare, ma non sta registrando. Quello che arriverà alla mia DAW sarà un segnale diretto, dry, clean. Ecco, una chitarra praticamente clean. Esattamente ecco quello che succede quando registrate tramite una DI. Questa è una cosa positiva perché poi potete avere una sorta di reamping, ok? Quindi potete cambiare amplificatore, modificare l'equalizzazione, quello che volete. Cosa che non si può fare quando il tasto è rosso, ok? Perché qua registra l'amplificatore così com'è. Normalissimo, ok? E caricandolo qua nell'Unison, potete solamente registrarlo in maniera tradizionale, ok? Non potete fare un reamp, ok? Quindi io solitamente, magari quando sono incerto se in tale pezzo ci sta meglio un Marshall o un Engl o un Soldano, quello che è, faccio il registro con i plugin di WAD nell'insert, attivando la funzione monitor, ok? Così avrò il segnale diretto. Spero sia chiaro. In caso contrario, potrete sempre scrivermi sotto il video, nei commenti, e io sono a disposizione. Allora, ascoltiamo questo GMP. Questo è, diciamo, tutto di default, ok? Intanto inizierei a togliere un po' di presenza, un po' di bassi, magari mettiamo un media 6, anche gli alti. Ok, preamp a manetta e anche il master.
del master è una cosa che consiglio quando andiamo ad usare un pedale, ok? Un pedale overdrive, altrimenti satura troppo, impasta e fa un casino. Sentite, agisce. Questo qua quando si mette un tipo TS9 probabilmente andrà alzato perché chiaramente ci sarà un rumore di fondo, ma è normale. Anche nell'ampli reale, se è collegato un distorsore, un overdrive davanti, ci sarà un casino, stile sembrare una caffettiera. Allora, ascoltiamo un po' i microfoni. SM57 di Shure. Questo è quello che secondo me suona meglio, ma non che gli altri siano brutti, perché comunque l'amplificatore è stato sviluppato insieme a Tony Platt, quindi ingegnere dei Motorhead, Iron Maiden, CDC, eccetera, eccetera. Però, nel caso appunto che non vi bastino questa serie di microfoni, comunque potete ricorrere all'AIR di terze parti. Dunque, SM76. Possono anche miscelare tipo il 57 con l'SM miscelare, nel senso che se un microfono che magari non voglio che si senta tanto perché ha un suono un po' che non mi piace, posso tranquillamente abbassare il livello, oppure pannandolo magari. Riguardo l'equalizzazione, vediamo un pochettino. High gain, quindi sarebbe il gain degli alti. Suona un po' più aperto come. Questa è la frequenza dei medi. Low gain sono i bassi.
Questo è il master output, ok? Quindi il volume generale di tutto il plugin. Allora, cos'altro dire? Non è un amplificatore gain, anche se molti, me compreso, perché anche io ascoltavo, cioè ascolto tuttora Iron Maiden, mi piace John Sykes, mi piace il suono di Doug Aldrich. E va a vedere, usano Marshall GMP, Marshall Plexi, però sono amplificatori modificati, ok? Quindi cosa, siccome noi non possiamo modificare il plugin, cosa facciamo? Mettiamo, come si fa anche nella realtà, un pedale overdrive. In questo caso uso il TS808, TS9 di Universal Audio, lo mettiamo qua. Aspettate un momento che voglio fare una cosa. Non l'abbiamo ascoltato nella versione low. Diciamo, questo sarebbe un ingresso appunto con meno gain, con un'impedenza diversa, che magari per un suono pulito può essere, può far comodo. Ovviamente non ha dei suoni puliti come un amplifender, ma questo lo sappiamo benissimo. Perché l'amplificatore è monocanale a 100 watt, ok? Io diciamo che questo low gain non lo low Questo ingresso low non l'ho mai usato, ma uso sempre appunto l'high, high gain. Allora, dicevo, ecco qua il TS9. Andiamo ad accenderlo. Qua c'è una regolazione un po' sparata, ma cambia parecchio, sembra un Marshall Yose Arredondo. No, la modifica, chiaramente io sono un grande fan di questi Marshall modificati. Adesso ho citato Yose Arredondo che non c'è più, ma era un modificatore di amplificatori. Aveva modificato i Marshall di Eddie Van Halen, di Steve Vai,
di John Sykes, di Mick Mars, chi più ne ha più ne metta. E attualmente queste modifiche si trovano, mi viene da pensare, c'è cioè Mark Cameron, Mike Fortin, non ultimo Dave Friedman. Sono tutti costruttori di amplificatori che fanno anche queste modifiche. Infatti, molti, c'è la mitica Aldrich Mod che pare che, appunto, sono sempre comunque modifiche basate su quelle che faceva appunto José Redondo. Aldrich Mod, infatti, mi pare che Mark Cameron gli avesse modificato qualche Marshall. Il suono, secondo me, è fantastico. Suona sempre, cioè la pasta sonora comunque è sempre del Marshall, ma con un gain molto più elevato. Una cosa che mi ha colpito molto di questo amplificatore è come anche in un video che avevo già fatto del Marshall Plexi, sempre di Softube, è la dinamica. Cioè, se suono piano, comunque si può coprire levi degli anni 80, hard rock, glam metal. Secondo me, dunque, dal sito Softube adesso costa 89 euro, normalmente costa 149, ma c'è questa offerta. Dipende da quanto siete disposti a spendere. Per me è un plugin da avere, nel senso, a me è piaciuto tanto, e lo uso, adesso ce l'ho già da un bel po'. Come ho detto prima, lo uso su piattaforma OAD, ma c'è la versione nativa che potete scaricare, acquistare e scaricare la demo che avete a disposizione appunto per un periodo di 15-20 giorni. Forse Softube 20 giorni e OAD 15 giorni. Per quello che riguarda i miei gusti, ovviamente appunto i gusti sono personali, quindi vi suggerisco di usarlo con i R di terze parti, che poi andremo ad ascoltare, perché questo amplificatore è stato ripreso con una cassa Marshall 1960B e dei coni della Celestion G12 T75, che a me non sono mai piaciuti. Adesso andremo ad ascoltare questo plugin con delle IR di terze parti. In questo caso andrò ad usare delle IR della STL Tones. Ma cosa sono queste IR? IR che sta per Impulse Response, quindi in italiano risposta all'impulso. In questo caso, per noi chitarristi, l'IR è una fotografia di quello che avviene dopo l'amplificatore, ovvero il cabinet con il suo i suoi legni con cui è costruito, i coni, quindi che marca di coni, che tipo di coni, microfoni, che tipo di microfoni, quanti microfoni, la distanza dal cono, dai coni o dal cono dei microfoni, ok? Tutte le possibili angolazioni. Poi ovviamente io ve l'ho detta un po' così perché non è un video incentrato sulle IR, ma potete comunque trovare nel dettaglio tutta la spiegazione fatta bene. Basta digitare su Google Impulse Response e trovate tutto quello che vi serve. Thank you.
Grazie per la visione, vi invito ad iscrivervi al mio canale nel caso per chi non l'avesse ancora fatto e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!